Vediamo oggi un concetto che abbiamo già incontrato negli anni scorsi, il concetto di funzione. Questo è un concetto molto importante perché entra in mille contesti diversi. Quando in un'indagine scientifica si cerca un legame tra grandezze a priori diverse, si va in cerca di una funzione, di qualcosa che colleghi un ente, una grandezza a un'altra. Ok? E per definire una funzione abbiamo bisogno di tre enti, o due insiemi, A e B, che possono essere insiemi di qualsivoglia natura, non necessariamente numerici, e una legge, una regola, una procedura che consenta di associare gli elementi di A a elementi di B. Quando questa regola, che normalmente la studiamo di relazione, è univoca, si chiama funzione. Cioè se a ogni elemento di A è associato uno e un solo elemento di B. Per esempio è una funzione la relazione che lega i numeri naturali ai numeri naturali, che associa ogni numero al suo doppio, perché è univoca, ogni numero naturale ha un unico doppio, non ci sono numeri che non hanno il doppio, ok? Sempre fare per due, d'accordo? Mentre per esempio non è una funzione la relazione che lega i residenti di un comune, di una provincia, okay, con i numeri del telefono, per esempio un telefono cellulare, che non è detto che ognuno abbia un telefono cellulare, oppure viceversa qualcuno ne ha più di uno. Anche in questo caso non è univoca, perché non è vero che ogni elemento di A è associato a uno e un solo elemento di B. Okay? La relazione si chiama funzione propriamente detta se è univoca. Usualmente si indica con la lettera X l'elemento generico dell'insieme A, mentre con la lettera Y l'elemento generico dell'insieme B. E si può scrivere F, che la lettera minuscola F rappresenta, ripeto, il procedimento con cui si passa da X a Y, due punti, X, freccetta, Y, si legge F associa o manda X in Y. Si può fare utilizzando gli elementi degli insiemi, oppure gli insiemi stessi. F manda A in B o associa elementi di A a B. L'elemento Y può essere anche indicato in questo modo, con la scritta Y uguale a F di X. La parentesi si legge D. X prende il nome di variabile che varia in termini insieme indipendente, cioè ho carta bianca sulla scelta della X, mentre la Y si chiama variabile dipendente, perché dipende da come ho scelto X. Oppure ancora, Y si chiama immagine di X secondo F. E X è controimmagine di Y secondo F. Immagine contro immagine, elemento di arrivo, elemento di partenza. Quando scrivo questo, intendo che
le due grandezze, x e y, sono legate da una funzione f. Quindi può essere semplice, cioè complicato, non importa. Può essere numerica o no. Non è detto che siano solo funzioni numeriche. Abitanti del comune, indirizzi. Non c'è nessun numero. E questa è una funzione, a meno che non ci siano dei privi di fissa dimora, che di solito non ci sono. Ok? Se posso fare un altro esempio, qui se ho una relazione di questo tipo, questo grafico rappresenta una relazione che non è una funzione, perché questi due puntolini non sono associati a nessun elemento di B. Ok? Posso considerare quello che si chiama una restrizione di F in questo senso. Se considero solo in A, solo gli elementi coinvolti dalla relazione che diventa una funzione f, allora considero quello che si chiama il campo di esistenza, oppure l'insieme di definizione, o meglio ancora il dominio di f. Campo di esistenza o insieme di definizione, oppure qualche testo considera dominio tutto A, però secondo me è improprio. Detto in termini più formali, il dominio della funzione F è l'insieme degli X appartenenti all'insieme di partenza, indichiamo genericamente con A, in modo tale che esista l'immagine. Tutti gli insiemi di A che hanno immagine. O detto ancora più terra a terra, tutti i puntolini da cui partono le frecce. Però questo non ditelo mai a pensare. Ve lo dico, credetemi, tanto non ci sente nessuno. Ok? Viceversa, l'insieme, mettiamolo in giallo, che in questo caso coincide con B, dove arrivano le frecce, viene indicato col termine di co-dominio. Se il codominio esaurisce tutto B, okay, la funzione prende il nome di suriettiva. Prende il nome di suriettiva. Cioè se ogni elemento del dominio è immagine di almeno un elemento del dominio. Cioè ogni elemento del codominio è immagine di almeno un elemento del dominio. Un altro esempio. Questa funzione, questa è una funzione ed è suriettiva. Perché è una funzione? Perché ogni elemento di A è associato a un elemento di B. Ed è suriettiva perché ogni elemento di B è immagine di almeno uno di A. Cioè non ci sono in B elementi in cui non arriva nessuna freccia.
allora è suriettiva. Un'altra possibilità è questa. Questa è una funzione perché ad ogni elemento di A è associato un solo elemento di B ed è iniettiva. Perché? Perché elementi diversi di A sono associati a elementi diversi di B. Non era il caso della precedente, che elementi diversi di A sono associati in questo caso a un unico elemento in B. Detto in altri termini, è iniettiva se gli elementi dell'insieme B sono immagini di al massimo un elemento di A, o uno o nessuno. Allora si chiama iniettiva. Caso speciale, se una funzione è sia iniettiva che suriettiva, cioè è univoca ad ogni elemento di A è associato un solo elemento di B, a elementi diversi di A sono associati elementi diversi di B e ogni elemento di B è immagine di un solo elemento di A, allora si chiama B univoca. O biettiva, a seconda dei libri. Uno usa un termine per cui non lo condanni. Attenzione, le funzioni biettive sono le sole ad essere invertibili. La funzione inversa è quella che associa gli elementi di B ad A. Nei casi precedenti le funzioni inverse non sono funzioni perché a questo elemento non è associato niente in A, quindi questa non è univoca, questa nemmeno, perché questo elemento è associato a tre diversi elementi di A. L'unica tipo di funzione che è invertibile è la funzione B univoca. B univoca perché? Perché è univoca due volte all'andata e al ritorno, sia da A a B che da B ad A. Ok? Il gruppo, l'insieme, le funzioni di cui ci occupiamo nel futuro sono funzioni di tipo che agiscono sui semi numerici, perché una relazione di funzione non è necessario che l'insieme A e B siano fatti di numeri, e quello che ho detto fino adesso vale per funzioni di qualsiasi tipo. Noi ci occuperemo di funzioni che agiscono su insiemi numerici. E se una funzione di questo tipo, cioè che dove x appartiene a un insieme numerico e y anche, si dice analitica se è esprimibile con una formula. Non tutte le funzioni sono analitiche. Prendete per esempio la relazione che lega il giorno della settimana, lunedì, martedì, mercoledì, eccetera, a quanto tempo ci impiegate a tornare a casa. Non esiste una formula che dice qual è il giorno e che vi dice quando tornate, perché dipende da una quantità enorme di variabili, alcune non prevedibili. Però è numerico, dà valori numerici. Il tempo impiegato per tornare a casa è un numero.
il numero della settimana, potete associarlo a un numero, uno lunedì, due martedì, tre mercoledì, eccetera. Ma non è analitica. Non riesco a trovare una formula che me la esprime in modo semplice. Dice che è una relazione numerica o empirica, cioè che puoi dedurre dopo aver fatto, tra virgolette, l'esperimento di tornare a casa. Ok? Chiaro? Se invece dico se ho un numero, voglio calcolarne il quadrato, questa è una funzione analitica, perché c'è una relazione ben precisa che associa l'elemento del dominio all'elemento del codominio. In quel caso la funzione è analitica, è esprimibile con la formula, la quale formula può essere composta da diverse operazioni. Può essere algebrica se utilizza le operazioni dell'algebra, somma, differenza, rapporto, prodotto, potenza, radice. Se ci sono operazioni non algebriche, logaritmo, esponenziale, seno, coseno, tangente, eccetera, si chiama trascendente, non trascendentale. Perché trascende, va oltre l'algebra. Ok? Le algebriche possono essere razionali o irrazionali a seconda che la variabile x, la variabile indipendente, sia o non sia sotto i segni di radice. Se ho la radice di x, ho una funzione irrazionale. Se x non appare sotto i segni di radice, ho una funzione razionale. Poi possono essere intere o fratte. Se la variabile non appare denominatore intera, se appare denominatore è fratta. Ok? Facciamo un esempio. Questa è una funzione analitica, algebrica, razionale, fratta. Analitica c'è una formula, algebrica ci sono solo operazioni dell'algebra, razionale la x non è sotto radice, fratta la x è denominatore. Quest'altra è una funzione algebrica, razionale, intera. C'è radice, ma sotto radice c'è 3, non x. Diventa irrazionale se la x è sotto radice. Se c'è un numero non c'è problema. Algebrica irrazionale intera. Questa che cos'è? Analitica trascendente. E questa? Uguale, perché rimane il sinistro ancora. Quindi se anche da una sola parte lei c'è dentro una funzione che non è algebrica, la funzione non è più algebrica. Ok? Chiaro?
data una funzione x uguale a f di x di tipo analitico, posso andare, e questo è uno degli obiettivi dei lavori di quest'anno, a considerare il grafico cartesiano. Svilupperemo strumenti generali con cui, a partire dalla formula della funzione, dalla espressione analitica, costruiamo le sue proprietà grafiche. Cosa si intende per grafico di una funzione? Beh, il piano cartesiano è associato a due assi ortogonali con cui costruisco un sistema di coordinate. Si chiamano cartesiane da Cartesio che le ha introdotte, anche se non è stato il primo. Ortogonali perché i due assi sono perpendicolari l'uno all'altro, non è l'unica scelta possibile. Ci sono situazioni concrete in cui gli assi non sono ortogonali. Questo rende però i calcoli un pochino più semplici. Se l'unità di misura è la stessa su due assi, si chiama monometrico, stessa misura, e ogni punto è associato a una coppia di numeri reali, che sono le coordinate. Il grafico della funzione, quale che sia, è l'insieme dei punti del piano, P, le cui coordinate verificano l'equazione della funzione. Io metto la x e la y di P dentro questa equazione, l'equazione è verificata. Quindi il grafico è un sottoinsieme di punti del piano, le cui coordinate verificano questo legame. Questo significa fare il grafico della funzione. Ok? Più in generale, abbiamo il grafico della funzione f, un insieme delle coppie di numeri reali, xy appartiene a R2 è il prodotto cartesiano R per R, che è il piano, tali che y è f di x, cioè i due numeri verificano questa equazione. E normalmente questo è un sottoinsieme di punti del piano. Ok? Uno degli obiettivi è costruire il grafico. La vedremo con calma. Quando abbiamo davanti una funzione, dopo averla classificata, la prima cosa che da fare è calcolare il dominio, o campo di esistenza o insieme di definizione. Vi ripeto, il dominio della funzione è l'insieme, in questo caso, di numeri reali, tali che esiste f di x ed è reale lo stesso, che posso calcolare l'immagine. Esempio, se f di x vale 2x meno 5, funzione analitica, algebrica, razionale, intera, è un polinomio di primo grado, questa funzione comporta operazioni sempre eseguibili. Qualunque sia x, posso sempre moltiplicarlo per 2 e tolgo 5 al risultato. Di conseguenza, siccome è sempre eseguibile, il dominio di questa funzione non c'è problema.
Il grafico lo conoscete già? Che grafico apre la cosa meglio? È una retta. E così tutte le funzioni polinomiali, tutte le funzioni che hanno come espressione un polinomio, tutte hanno come dominio R, perché i polinomi comportano tutte operazioni sempre eseguibili, che sono potenza, moltiplicazione, somma o differenza. Ok? Se invece, per esempio, ho S di X fatto in questo modo, qui una funzione analitica, algebrica, razionale, ma fratta, perché la X è denominatore. La divisione, numeratore diviso denominatore, da un numero reale, numeratore diviso denominatore, è un numero reale solo se il denominatore non è zero. Quindi devo chiedermi, c'è qualche valore della x che rende 0 il denominatore? Prendo il numero del denominatore, 2i meno 3 uguale a 0, x è uguale a 3 mezzi. Questo valore va tolto a r, perché rende nullo il denominatore. Quindi il dominio della mia funzione è tutto r a cui sottraggo 3 mezzi. Oppure si può anche scrivere un dominio di F vale tutti gli X reali con X diverso da F. Non importa quanto vale il numeratore, non può essere qualsiasi cosa, zero incluso. Ma il denominatore non può essere 0. Se lo è, la funzione non è calcolabile. Domanda? Altro caso. Se ho un caso più semplice. Ho una funzione algebrica, analitica, algebrica irrazionale. Ho la x sotto radice. In questo caso la funzione è calcolabile dovunque, a patto che il radicando sia positivo o nullo. Se l'indice di radice è pari e il radicando è negativo, la funzione non è calcolabile. C'è un 2, allora questo deve essere maggiore o uguale a 0. Questo mi dà il dominio della mia funzione. Quindi per trovare il dominio prendo il radicando 1 meno x e mi chiedo quando è che è positivo o nullo. Porto 1 a destra e moltiplico per meno 1. Se moltiplico per 1 negativo devo invertire il verso della disequazione. Risposta: tutti gli x da 1 in giù. Quindi il dominio della funzione è l'insieme di tutti i numeri reali che siano minore o uguale a 1. Un minuto, perché la radice di 0 si può fare. Ok?
se la defunzione è di questo tipo, cioè se è la somma di due parti razionali, cioè ho due radicanti diversi, e i due radicanti sono entrambi di ordine pari, radice quadrata, allora la funzione esiste se tutti e due i radicanti sono positivi. Non può essere positivo solo uno, perché se è positivo solo uno, l'altro non posso calcolarlo e viceversa. Quindi il dominio è fissato alle condizioni che il primo radicando sia positivo, 1 meno x maggiore o uguale a 0, e che per le stesse x sia positivo anche il secondo. Siccome le due condizioni devono valere insieme, devo mettere al sistema. Quindi devo intersecare le due condizioni. Vera la prima disequazione, vera anche la seconda. La prima la abbiamo già risolta e la seconda x maggiore uguale a 0. Vanno intersecate. Posso girare la pagina? E mi serve una tabella. Questa riga rappresenta i valori della x, cioè insieme ai numeri reali. Su questa riporto i due valori notevoli che ho trovato, 1 e meno 3. E a sinistra riporto le soluzioni delle due disequazioni. Prima disequazione, seconda disequazione. La prima è risolta a destra di 1, quindi qui è falsa, falsa e vera. Qui anche è vera. Maggiore, no, minore o uguale a 1, scusate, contrario. La seconda è vera se x è più grande di meno 3. L'unico intervallo in cui sono vere entrambe, con questo incluso e questo incluso. Di conseguenza, il dominio della funzione è formato dai numeri reali che stanno tra meno 3 e 1, con meno 3 e 1 inclusi. Attenzione, dobbiamo fare anche questo. Se, ad esempio, la funzione fosse stata questa, anche qui ho x più 1 meno x e x più 3, ma qui fanno parte dello stesso radicando e sono uno diviso l'altro. In questo caso noto che ho sempre il radicando di ordine pari e tutto il radicando stavolta deve essere positivo. Non ho più un sistema, perché non mi è più necessario che siano entrambi positivi separatamente, mi è sufficiente che il loro rapporto sia positivo. Quindi mi va bene anche quando questo e questo sono entrambi negativi, perché meno diviso meno fa più. Quindi qui non devo risolvere un sistema, ma una disequazione fratta. E in questo caso la tabella non è vero o falso, ma è una tabella di segni. Se non ripeto il segno dei due denominatori, l'avevo appena fatto. Per il numeratore 1 meno x è positivo a sinistra di 1 ed è nullo in 1. Il denominatore x più 3 è positivo a destra di 3, mentre in 3 è 0, questo valore è escluso, che rende nullo il denominatore. Più diviso meno fa meno, più diviso più fa più, meno diviso più fa meno.
abbiamo la stessa conclusione, però stavolta ho usato una tabella dei segni e il valore 3 è escluso perché è il numero del denominatore. È chiara la differenza? Ok? La personale ci chiamiamo qua. Thank you.